Ok, siamo live. Ok. Allora, buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano. Stasera parleremo di un argomento molto doloroso che riguarda un po' i bombardamenti degli alleati sull'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e ne parliamo con Sebastiano Parisi. Sebastiano Parisi ha pubblicato in questi ultimi anni diversi volumi. Il primo era dedicato proprio alle bombe utilizzate dagli americani, e cioè le bombe a farfalla. Poi dopo, nel 2017, ha pubblicato un secondo volume dedicato ai bombardamenti alleati sulla città di Milano e in seguito, in collaborazione con Andrea Pozza, ha pubblicato un altro volume dedicato, purtroppo sempre ai bombardamenti sulla città di Bolzano. Lo scorso anno, e lo abbiamo presentato qui su Facebook, lo scorso anno ha pubblicato invece un libro dedicato alle operazioni militari degli alleati, durante lo sbarco, in Sicilia del 1943. Allora, come ho già detto, questo libro, Milano sotto le bombe del 2017, è un po' Sebastiano, è un po' il frutto delle tue ricerche in diversi archivi. Hai trovato dei documenti inediti, li hai studiati e grazie a questi documenti hai potuto un po' farci conoscere degli aspetti poco conosciuti o addirittura per nulla conosciuti della Seconda Guerra Mondiale. Io però, prima di parlare dei bombardamenti su Milano, vorrei andare al tuo primo volume, cioè al libro dove parli di queste bombe a farfalla, per capire un po' sotto il profilo tecnico come si presentavano queste bombe e soprattutto che danni provocavano alla popolazione civile. Prego, Sebastiano. Ti saluto Carlo e saluto tutti voi che ci state seguendo. Anzi, mi scuso del ritardo perché è da attribuire a me. E, allora, sì, per quanto riguarda le bombe a farfalla, proprio un'oretta fa, ecco, prima della diretta, stavo risfogliando il mio primo libro, che per l'appunto, ecco che ce l'ho qua, Militari come a farfalla sull'Italia. E un po', diciamo, mi sono anche un po' emozionato, no? Così, l'ho scritto quando avevo 21 anni, del 2014, quindi diciamo, è partito un po' tutto da qui, diciamo, no? E sì, l'argomento, diciamo, mi è interessato subito perché, allora, io ho sempre avuto, diciamo, una forte passione, attenzione, diciamo, per la storia, no? In particolare, ma sempre un po' affascinato con la storia militare, no? E quindi dei bombardamenti aerei. E sul discorso delle bombe a farfalla, io un po' casualmente, no? Ero venuto a conoscenza da appassionato, no? Mi erano giunte, ecco, delle testimonianze di queste bombe a farfalla, queste piccole bombe a grappolo, no? Che si diceva che sono state impiegate, no, durante le ultime fasi della guerra in Italia dagli alleati, no, degli americani in particolare. E l'argomento mi ha incuriosito perché non ne avevo mai sentito parlare, ma poi facendo anche qualche ricerca ho notato subito che non c'era praticamente, non si trovava praticamente niente, e anzi quel poco che si trovava era magari qualche testimonianza, no, da parte italiana, no, di civili in particolare che avevano vissuto quel periodo della guerra, ma se tu andavi a cercare qualche notizia bibliografica in particolare da parte americana, vedevi che loro dicevano che queste bombe a farfalla loro effettivamente le avevano nei propri arsenali, le hanno impiegate, ma a partire dalla guerra di Corea, quindi dagli anni 50, no? Del 50. Quindi subito dopo la guerra, però non durante la Seconda Guerra Mondiale. Da lì mi è venuto, ecco, un dubbio, perché visto che queste testimonianze, no, italiane, erano praticamente tutte provenienti da territori molto a nord, no, d'Italia, quindi in particolare nel nord-est, nel Veneto soprattutto, no? Essendo poi che gli americani appunto dicevano noi li abbiamo iniziato a utilizzare dalla guerra di Corea, mi è venuto il dubbio, ma non è che loro effettivamente prima della guerra di Corea avevano già, diciamo, delle piccole quantità, che poi, come poi nel libro, non è che erano poi tanto piccole, però ecco che avevano cominciato a sperimentarle
quindi nelle fasi finali della Certo. guerra. E effettivamente poi andando a scavare, poi soprattutto andando a cercare negli archivi americani, in particolare nell'archivio dell'aviazione militare americana, ecco che effettivamente sì, si è rivelato essere proprio così. L'impiego è cominciato praticamente negli ultimi mesi di guerra, quindi dal gennaio del 45, poi andando sempre a salire in gran quantità fino ad E quindi arrivare poi. scusami, a Milano non sono state adoperate perché mi sembra che in quel periodo Milano era già stata liberata dai nazisti. Allora, no, diciamo la liberazione sarà poi praticamente 25 aprile, diciamo nella fine aprile del 45. Qua l'impiego è cominciato un pochino prima, qualche mese prima, diciamo non poi tantissimo prima, diciamo all'inizio del 45, nel gennaio del 45, no? O forse qualcosina che c'era già stato magari sul finire del 44, però poi l'impiego cresce proprio a febbraio, poi soprattutto a marzo e poi ad aprile, proprio fino alla fine della guerra. Cresce tantissimo, ma a Milano non sono state Sebastiano, impiegate. c'è qualche problema di connessione con. Proviamo a chiedere se ci sentono, però mi sembra che, almeno da quello che vedo io, sembrerebbe che è tutto ok. Vedo che sta andando avanti. Adesso al massimo dovrebbe essere ok. Al massimo qualcuno ce lo dice se c'è qualche. Ogni E tanto la connessione ogni tanto va via. Senti, può essere che scappa. Va ma bene. queste bombe a farfalle cosa? Ah, ecco sì, abbiamo perso Carlo. Adesso vediamo se si riesce a ricollegare. Aspettando che Carlo si prova a ricollegare, vabbè, io finisco il discorso sull'impiego a Milano. Allora diciamo un attimo solo che ci ricolleghiamo. Mi senti Sebastiano? Ecco, quindi ci siamo. Sì, ecco, ci Sì, siamo. sì, sì. Allora concludo un attimo quello che mi dicevi su Milano. Allora, no, ecco, ci dicono che la connessione c'è. Ok, va bene, adesso ci siamo tutte e due. No, ecco, su Milano non sono state impiegate. Diciamo, l'impiego è andato a contenersi nel nord-est, soprattutto un uso veramente massiccio nel Veneto, anche in Friuli, nel Trentino, nell'Alto Adige e in Emilia-Romagna e nelle zone orientali praticamente della Lombardia, quindi il Mantovano, Cremonese, la provincia di Brescia. C'è stato anche qualcosina nel Pavese. Io sono qui collegato da Voghera, Forlì Pavia, qui ad Arena Po, quindi praticamente a una trentina di chilometri, mettiamo forse qualcosina di più, ecco, è stato il punto praticamente più a occidente dove sono stati impiegati. Milano non è mai Non è accaduto. stato, ecco, tutto. Senti, adesso prendiamo un po' in mano il tuo libro, quello del 2017 sui bombardamenti di Milano. Ma cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Allora, diciamo che poi lì l'interesse soprattutto per tutto ciò che riguardava l'aviazione, in particolare i bombardamenti, è andato sempre poi crescendo, no? Dopo il primo libro sulle bombe a farfalla, il mio editore Pietro Macchione mi ha commissionato questo libro sui bombardamenti di Milano, quindi io sono andato poi a sviluppare una ricerca per vedere, ecco, che tipo di novità potevo eventualmente portare, no? Quindi mi sono un attimino prefissato, perché ad esempio c'è stato ad esempio un Rastelli per dire che ha fatto per dire un ottimo libro in precedenza edito dalla Murcia, per dire. Quindi sono andato ecco a interrogarmi che cosa potevo apportare di nuovo, e allora ho approfondito ecco ulteriormente l'argomento e mi sono posto ecco delle domande, nel senso, com'è che avvenivano proprio nello specifico questi bombardamenti, perché chiaramente poi questi bombardamenti, ad esempio su Milano, in particolare quelli precedenti all'armistizio dell'8 settembre 43, erano bombardamenti sostanzialmente britannici con aerei che partivano dall'Inghilterra, andavano a sorvolare praticamente mezza Europa e andavano poi a A scaricare le bombe su colpire. Milano. Bombardamenti a tappeto, si chiamavano area bombing, ad area, no? Quindi miravano al Duomo. Era quello il punto di mira, che questo non è che significava che dovevano distruggere il Duomo, certo, mirando al Duomo
È chiaro che infatti è stato anche molto colpito, però questo era per concentrare praticamente l'attacco sul centro storico, che era stata individuata come la zona più debole, dove c'erano più possibilità praticamente con attacchi che, non l'ho detto, ma erano incendiari, quindi lo scopo era proprio di provocare dei vasti incendi. Era la zona più propensa, ecco, allo svilupparsi di questi incendi. E mi sono un attimo perso. No, se ci puoi adesso un po' parlare un po' delle tue ricerche fatte in archivio proprio per trovare materiale, soprattutto documenti inediti che poi hai utilizzato per questo libro. Dove hai svolto le tue ricerche d'archivio? Allora, per quanto riguarda Milano sotto le bombe, ecco sì, proprio per andare a capire poi com'è che si sviluppavano questi attacchi, anche proprio a livello anche tecnico, no? Ovviamente i documenti di interesse, in particolare, erano documenti che si trovavano e si trovano a Londra, in National Archives, e quindi ecco, sono andato proprio a recuperare lì. E una cosa che mi ero prefissato, che ci tenevo molto, era di andare a ricostruire proprio minuto per minuto come si svolgeva l'attacco. Attacchi che in teoria dovevano durare 15 minuti, una mezz'ora, ma poi in realtà si dilungavano anche di molto, perché poi chiaramente le cose non andavano sempre secondo i piani. E quindi ecco, mi sono recato con mio fratello Filippo a Londra, in National Archives, e gran parte della documentazione proprio per questi bombardamenti britannici poi viene proprio da lì. E poi ci sono anche altre ricerche che sono state svolte all'AFRA, che sono gli archivi dell'Aeronautica Militare Americana, e poi diciamo in altri archivi e minori, però il grosso proprio dei documenti viene proprio da questi archivi, dove sono emerse poi effettivamente anche delle novità, o comunque diciamo delle chicche, no? Ad esempio, l'obiettivo proprio di distruggere la città era evidente proprio negli stessi piani d'attacco degli inglesi, dove proprio come scopo era scusatemi l'inglese che farà veramente pietà, però to cause destruction of an enemy city, provocare la distruzione di una città nemica. In altri casi, di questi piani di attacco che ho visto, magari si specificava una zona industriale o un centro industriale nemico, poi variava in base al tipo d'attacco. Ad esempio, per Milano, questi bombardamenti agosto 43, proprio l'obiettivo dichiarato era di provocare la distruzione della città nemica, quindi po lascia poco, diciamo, al dubbio o a interpretazioni particolari, ecco. E poi un'altra novità che è emersa è stata anche per quanto riguarda tutta una serie di attacchi che invece ci sono stati dopo l'armistizio, quindi diciamo durante poi il 1944, che hanno visto in questo caso invece i protagonisti delle zone, tra virgolette, degli obiettivi che potremmo dire più militari, ecco, a differenza dei paesi che diciamo bombardavano proprio il centro storico. In particolare tutta una serie di bombardamenti che ci sono stati sulla zona Milano Smistamento, che per chi diciamo non è pratico della zona, altro non è che il grande scalo merci ferroviario milanese che si trova praticamente a est più o meno della città, Segrate, Novello, dove tuttora, a Segrate ad esempio, tuttora c'è un cantiere ferroviario dove continuano a emergere, per dire, bombe inesplose. Ordigno. E anche qui diciamo sono emerse delle novità, perché nelle precedenti pubblicazioni tutti questi bombardamenti venivano fatti ricadere su Lambrate, sullo scalo di Lambrate, in realtà sono stati proprio su Milano Smistamento, questo a causa di un errore di denominazione che ho trovato praticamente anche nei documenti stessi americani, dove loro chiamavano Lambrate questo obiettivo, che però Lambrate non era, aveva creato un po' un falso storico, come se questi attacchi erano stati invece su Lambrate, che a tutti gli effetti è comunque un altro scalo, seppure diciamo non lontanissimo, ecco. Sebastiano, hai avuto problemi ad accedere a questi archivi britannici, visto che da lì possiamo raccogliere tanto materiale su come loro hanno condotto questa guerra? Ci sono stati problemi di accesso ai documenti? O hai avuto Allora, libero accesso? Non hai diciamo avuto nessun tipo di che censura? chiaramente ti devi prima, tra virgolette, come dire, autenticare, non è un Qualificare. termine magari sbagliato, però nel senso ti devi presentarti, insomma, per poter accedere, insomma, ti devono dare un attimino il consenso, poi c'è tutta, diciamo, una registrazione.
da fare. Dopodiché, ecco, tu praticamente io, poi, con mio fratello siamo partiti, ha partecipato pure lui a queste ricerche National Archives, quindi poi eravamo già registrati, diciamo, già conoscevano un po' la ricerca che dovevamo svolgere, tutto quanto. E a quel punto poi abbiamo avuto accesso alla sala studio, dove veramente con un sistema direi quasi industriale, noi andavamo a visionare i vari documenti, mentre intanto ne ordinavamo altri che i dipendenti poi dell'archivio andavano molto celermente a preparare, in modo che quando noi finivamo di visionare questi, e siamo andati avanti così per 3 giorni senza sosta, praticamente arrivando dal mattino fino praticamente alla chiusura nel tardo pomeriggio. E abbiamo visto una massa enorme di documenti. Personale, devo dire, veramente disponibilissimo, ovviamente tutto molto serio, ad esempio, chiaramente anche per quanto, trattandosi ovviamente di carta, quindi sostanzialmente di materiale cartaceo, quindi anche molto delicato, chiaramente dovevi indossare i guanti, c'erano poi tutte degli strumenti, diciamo, che ti mettevano a disposizione loro, anche per dire una banalità, semplicemente per tenere un foglio teso, dove poi tu dovevi andare, per dire, a fotografarlo, a scansionarlo, per l'appunto, per evitare di rovinarlo, c'erano tutti degli strumenti che ti davano loro per riuscire, ecco, nello svolgimento, ecco, di tutte queste attività. E appena magari uno si distraeva un attimo, poi magari ti dimenticavi di avere un guanto, una cosa del genere, loro subito intervenivano, molto seri, ma anche molto, molto disponibili, e assolutamente Professionale. un'esperienza veramente molto, molto stimolante. Ecco, spero, anche con la situazione che c'è adesso, però di poterci tornare, ecco, non troppo tardi. Sebastiano, oltre ai documenti di archivio per la stesura del tuo libro, hai raccolto anche delle testimonianze di persone anziane che nel 43-44 hanno subito i bombardamenti aerei. Puoi Sì, assolutamente. Ad parlarcene? esempio, ne accenno qualcuna, diciamo, particolarmente evocativa, anche se tutte meritano chiaramente attenzione. Ad esempio, questa testimonianza me l'aveva rilasciata la nonna di un mio amico, che purtroppo è mancata, ho saputo di recente. E questa signora, all'epoca una bambina, mi sembra, sui 5 anni, una bambina piccola, proprio milanese di nascita, ha tutta una storia particolare. Aveva perso praticamente la mamma quando era ancora piccola, non l'aveva, mi sembra, mai conosciuta, no? Si era trovata praticamente il famoso bombardamento del 24 ottobre 42, quindi è stato il primo bombardamento a tappeto di natura incendiaria, no? Di Milano, quindi a seguito del cambio di strategia che c'era stato. Proprio di recente, nei bombardamenti strategici britannici. Questo bombardamento praticamente viene dopo oltre un anno che Milano praticamente non aveva più visto un aereo alleato. E lei praticamente era con suo padre, che suo padre le aveva promesso di comprare delle scarpine. Quindi erano in un negozio di scarpe, una via che mi ha raccontato, dove c'erano diversi di questi negozi. Quindi stava provando queste scarpine, improvviso sentono il rombo dei bombardieri, e seppur per l'appunto era molto tempo che Milano non vedeva bombardamenti, subito hanno capito di cosa si trattava, quindi a correre immediatamente nel rifugio, che altro non era poi che la cantina. Questo stabile aveva al pian terreno il negozio, poi sopra c'erano tutti i vari appartamenti abitati, no? E quindi nella cantina, con tutti ovviamente i condomini, c'era il capofabbricato che gestiva la situazione, e c'era talmente tanto affollamento che gli ha detto: adesso aspettiamo un attimo che passa quest'ondata di bombardieri, appena c'è un momento di calma vi accompagno dall'altra parte della strada, che c'è un palazzo nuovo di recente costruzione, ci abita ancora poca gente, quindi il rifugio sarà semivuoto, quindi vi porto lì, così c'è più tranquillità. Anche perché poi, piccola parentesi, gli allarmi duravano parecchio tempo, nel senso che poi anche dopo che era finito il bombardamento, prima che veniva appunto annunciato il cessato allarme, passava ancora molto tempo, e quindi bisognava comunque restare ancora nel rifugio. Quindi questo è anche il motivo per cui voleva, ecco, un po' liberare un po' lo spazio. Quindi hanno fatto esattamente così, li accompagnati dall'altra parte,
e lei con il papà hanno atteso quindi nel nuovo rifugio, mentre il capo fabbricato è tornato dove si trovava prima. Quando finalmente c'è stato l'allarme, intanto si era fatto buio perché questo bombardamento è stato alle 6 del pomeriggio, però c'era ancora il sole, si parla che era una bella giornata, faceva anche molto caldo, quindi quando escono era buio. Praticamente si trovano davanti a una scena pazzesca, cioè il palazzo dove si trovavano prima era completamente riverso sulla strada, era crollato, una bomba l'aveva centrato in pieno. E allora lei, commossa, mi ricordo che mi ha detto che suo padre le aveva detto: questa è la mamma che ti ha protetto dal cielo. Ecco, Beh, sì, una e bella. quindi per questo, per rendersi conto anche un po' le casualità un po' della guerra, come dire, infatti, una cosa che io poi nel libro anche racconto, no? Ispirandomi poi a queste testimonianze, chiaramente la gente nei rifugi era lì che sentiva i botti, no? I boati delle esplosioni, il terreno che tremava e pregava per l'appunto che le bombe non andassero Non proprio a c'entrassero. cadere. Però cercando con la preghiera di allontanare la bomba da loro, magari la bomba andava a cadere su qualcun altro. Quindi ecco un po' anche la fatalità chiaramente della situazione. Un'altra testimonianza che ci tengo brevemente giusto ad accennare, che questa ha molto colpito, riguardo invece il famoso caso di Via Maiocchi, dove fu centrato praticamente una palazzina che qui crollò completamente. Ci fu poi tutta una vicenda, una polemica sul fatto che il rifugio non era ancora stato ben approntato. Erano rifugi che praticamente più delle volte, a parte i palazzi di recente costruzione che nel progetto appunto dovevano avere il rifugio antiaereo, tutte le case ovviamente preesistenti, che erano la quasi totalità, il rifugio altro non era che la cantina, che poi veniva per l'appunto puntellata, insomma veniva rinforzata, quindi c'erano dei lavori da fare, però era la cantina, ecco, non è che era un qualcosa di particolarmente. E quindi poi c'è stata tutta una polemica che non sto a dire. Ci sono stati, ecco, questo palazzo fu preso in pieno, crollò praticamente sul rifugio, cioè sulla cantina, tra virgolette, e Che causa uccidendo la proprio. gran parte degli occupanti. E c'era questa storia di un, mi sembra era un panettiere, se non sbaglio, che aveva il panificio nella stessa via. Comunque non si era trovato al momento dell'attacco, siamo nell'agosto 43, se non sbaglio il bombardamento notte fra il 7 e l'8 agosto, se ricordo bene, e si era trovato praticamente, forse era a fare il pane, insomma non era a casa per sua fortuna, insomma si è salvato, sua moglie però si trovava dentro al Ahia. rifugio, e allora poi lui per giorni, giorni e giorni, ogni volta andava praticamente sulle macerie, no? In preda alla disperazione, e chiamava sua moglie, no? A gran voce, però non rispondeva mai nessuno. C'erano poi gli operai, no? Che lavoravano per rimuovere le macerie, ogni volta vedevano quest'uomo che veniva lì, anche li chiamava, 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 insomma, non rispondeva nessuno. All'ennesima volta che è andato per l'appunto a fare questo gesto un po' di disperazione, non aveva, ecco, molto senso, era un qualcosa quasi di così, no? Che comunque l'ultima volta che andava sulle macerie a invocare il nome della moglie, finalmente viene da dire, sente una voce di una donna che risponde. E allora chiama gli operai, gli dice: ma sentite anche voi? Allora chi è? E sentono effettivamente anche loro, diciamo, non se l'era immaginato, c'era effettivamente una voce femminile che rispondeva da sotto le macerie. Questo a giorni e giorni dopo l'attacco. Si mettono a scavare, non era sua moglie, ma era effettivamente una donna ancora viva, dovrebbe essere stata l'ultimo quasi delle estratte vive da quel rifugio. Senti, ma più o meno quanti bombardamenti ci sono stati su Milano durante la Seconda Guerra Mondiale? Più o meno si ha una stima delle vittime? Sì, allora i bombardamenti, anche qui andrebbe distinto. Praticamente per intenderci, appena cominciata la guerra nel 40, i primi bombardamenti erano sostanzialmente delle piccole incursioni notturne dove magari partivano dall'Inghilterra in qualche decina, però partivano tutti sfasati, non erano neanche informazioni, insomma, con degli aerei di Whitley, ad esempio.
degli aerei già per l'epoca un po' vecchi, che dovevano poi superare le Alpi, insomma, erano quasi delle imprese un po' aeronautiche, ecco, questi voli che facevano. E quindi poi magari arrivavano su Milano in pochi, ecco, in cinque o anche meno, ecco, ognuno sganciava un po' a caso, pensando poi magari di colpire l'obiettivo. Insomma, poi ci sarà poi tutta una polemica anche all'interno dell'apparato governativo e militare britannico. Beh, ora non sto andare in dettaglio, cosa che poi fece per l'appunto cambiare il metodo di bombardamento e si passò all'area bombing invece di questi attacchi. Però questi erano degli attacchi, ecco, minori. I bombardamenti, quelli veramente importanti, ecco, appunto siamo sull'ottobre del 42, quindi abbiamo i primi attacchi importanti, questo attacco di cui ho detto prima, di giorno praticamente, seguito da un altro attacco notturno, che diciamo avrebbe dovuto avere effetti ancora più devastanti di quello diurno. Poi per fortuna ci si mise in mezzo il maltempo e impedì un po' un corretto svolgimento, ecco, della missione. Poi si passa praticamente al febbraio del 43, per arrivare poi praticamente ad agosto, la notte fra il 7 e l'8 agosto, e poi tutta la serie di attacchi di agosto, e quelli sono quelli veramente devastanti, dove a Milano praticamente gli inglesi cercarono la tempesta di fuoco. Cioè un particolare fenomeno che si era visto per la prima volta nel luglio del 43 ad Amburgo, dove sostanzialmente il crearsi di vari focolai, no, di incendio. Questi focolai che dovevano praticamente andare a unirsi in un unico grande rogo, attirando praticamente l'aria dalle campagne circostanti e creando praticamente un effetto, quasi un effetto camino, per intenderci, dove l'aria veniva risucchiata e si creava un vento praticamente impetuoso di fuoco. A Milano si arrivò a quasi, diciamo, circa 50 km orari, ad Amburgo si arrivò a 250. Quindi, diciamo, a Milano il fenomeno stava nascendo, poi per fortuna, per vari motivi, non si verificò. Però questi sono i bombardamenti veramente devastanti, ecco. Poi, dopo l'armistizio, ci fu una serie praticamente di attacchi contro Milano Smistamento, a fine marzo, poi a fine aprile, e poi ancora fra la primavera e l'estate. Ma in particolare, ecco, poi si arriva praticamente a Gorla, che 20 ottobre del 44, che è l'ultimo di questi attacchi, ecco, pesanti. Ecco, gli attacchi più grossi sono nel 43 praticamente e nel 44, ecco, molto sfasati fra di loro, ecco, in momenti anche Come diversi. stima di perdite tra i civili, possiamo dire qualcosa? Sì, ci Quante? fu allora anche lì, diciamo, il campo delle perdite è un po', tra virgolette, un terreno difficile, ecco, perché ci fu qualche migliaio di vittime, però ecco, il più che possiamo dire, ecco, possiamo fare, ecco, sono stime, perché diciamo i primi bombardamenti chiaramente permettevano, oltre che l'intensità poi andò sempre crescendo, no? Però noi immaginiamo che dopo un bombardamento sostanzialmente c'è una gran confusione. E quindi, per l'appunto, quando Milano aveva questi bombardamenti molto isolati, diciamo, nel tempo, quindi ad esempio ottobre 42, poi a febbraio 43, allora c'era il tempo di andare a verificare bene i danni, conteggiare le vittime. Poi ad agosto del 43 abbiamo una serie di bombardamenti in successione che non permette un preciso conteggio, però ecco, ci fu sicuramente qualche migliaio di vittime. Tuttavia, anche qui voglio ricollegarmi da questo per andare, ecco, a dare un po' una stima dei bombardamenti, ecco, in tutta Italia, no, durante la guerra, del numero di vittime. Io ho partecipato a uno speciale di Storia in Rete, dove praticamente mi sono segnato la pagina, avevo fra i miei contributi, c'era anche un piccolo, diciamo, trafiletto proprio sui morti, no, praticamente dei bombardamenti in Italia. Diciamo che in linea di massima,
dei bombardamenti, questo tipo di bombardamenti ad aria, no? A tappeto, rende spesso difficile il conteggio delle vittime, anche perché capitava sempre che nelle città bombardate si trovassero chiaramente anche delle persone non residenti o addirittura degli sfollati. Noi immaginiamo, ad esempio, quello che è successo a Dresda, senza andare fuori discorso, però a Dresda, ad esempio, c'era un numero enorme di sfollati che ha reso e rende tuttora difficile un realistico, non dico conteggio, ma almeno stima, perché solo di stima possiamo parlare al giorno d'oggi delle vittime. Comunque in Italia abbiamo dei dati, ecco, di base da cui partire. Nel 1957 l'Istat ha reso pubblici i dati relativi al numero di italiani morti sotto i bombardamenti aerei, tra il 40 e il 45. Allora, praticamente si tratta di 64.354 persone morte sotto le bombe, di cui 59.796 civili. Ora, questi sono i dati ufficiali, ma vanno intesi chiaramente per difetto, perché già nei primi studi che si sono fatti negli anni 70-80 si parlava comunque realisticamente di almeno 70.000 morti. Altri studi più recenti fanno crescere una stima intorno ai 100.000. Chiaramente sempre di stima parliamo, perché voglio fare, ecco, un esempio. Ad esempio, noi abbiamo avuto qua in Italia Foggia, che ha subito veramente delle devastazioni incredibili, dei bombardamenti, e anche lì, diciamo, il comune nel dopoguerra aveva sempre parlato di oltre 20.000 morti sotto i bombardamenti, una cifra probabilmente esagerata. Tuttavia, in tempi recenti ci sono stati, ecco, dei tentativi anche a livello locale, di studiosi locali, di trovare praticamente effettivamente una cifra, ecco, definitiva. Ma sono ricerche che sono state fatte sui morti accertati, quindi sui nominativi delle persone effettivamente decedute. Mi pare che si è andati oltre i 1.000, 1.400, se non erro. Capiamo già di per sé che siamo sicuramente a qualcosa, ecco, di simbolico, perché, ecco, il problema è proprio questo. Non, da questo punto di vista i documenti possono dare delle basi di partenza, però poi per andare a fare qualcosa di realistico bisogna solo unicamente, ecco, andare a fare delle stime, perché Ho capito. non se ne scappava all'epoca, figuriamoci adesso a così tanti anni dagli eventi, ecco. Sebastiano, tu hai avuto modo di presentare il tuo libro Milano sotto le bombe in diverse biblioteche, in centri culturali, eccetera. Volevo chiederti, ma in genere il pubblico come ha reagito di fronte alle tue narrazioni, di fronte ai tuoi racconti sui bombardamenti? Allora, diciamo, questo va un po' in base anche, ad esempio, mi sono trovato a fare delle presentazioni di fronte a un pubblico specializzato o comunque, diciamo, appassionato di storia militare, quindi che già aveva delle conoscenze anche specifiche, no? Anche a livello tecnico. E quindi la cui attenzione andava, ecco, più su aspetti, ecco, più particolari, più dettagliati, ecco, più tecnici, se vogliamo, no? Invece in tante altre presentazioni che ho svolto, in particolare anche in tante biblioteche, nel Milanese, non solo, mi è capitato spesso anzi, diciamo che almeno ogni volta è capitato, sempre che c'era qualche testimone, per l'appunto, di Di quegli anni, degli queste anni della tragedie. guerra. E questo è stato veramente qualcosa che ha arricchito ulteriormente, sicuramente, l'evento di per sé, oltre che le mie conoscenze, perché chiaramente andare ogni volta ad avere qualche testimonianza che si aggiunge un po' a quello che uno già ha raccolto è sempre qualcosa di positivo, e quindi mi è capitato anche di coinvolgere queste persone appunto a fargli raccontare, ecco,
le loro esperienze. Ad esempio, mi ricordo un signore, poi per forza di cose si trattava praticamente quasi sempre di anziani che però all'epoca erano piccolini, no? Erano Bambini. bambini, e quindi spesso erano stati testimoni del primo bombardamento pesante, quindi quello, il doppio bombardamento dell'ottobre 42. Questo perché praticamente dopo quel primo raid pesante i bambini sono stati allontanati, Evacuati, portati tra via. i primi che hanno fatto scollare, no? È cominciato lo scollamento, no? E quindi loro magari, ecco, si ricordano giustamente quello, poi quelli lì più pesanti li conoscevano, ecco, dalle testimonianze, diciamo, dei Dei loro genitori. genitori, delle persone che erano adulte e si trovavano in città. Una cosa però interessante, questo che me l'ha raccontato pure la nonna di quel mio amico, che poi non ho detto, ma poi ha praticamente sfollato anche lei a seguito per l'appunto di quel bombardamento che era quello dell'ottobre 42. E mi ha raccontato, questa è una testimonianza comune praticamente a quasi tutti, ecco, quelli che hanno lasciato la città in quel periodo, i bombardamenti dell'agosto 43 loro li seguivano praticamente dalle campagne. Lei poi è venuta nella bassa Lombardia, non so se era in Lomellino, se era già un po', però ecco, da chi si trovava in queste zone, chi si trovava in Brianza, nell'agosto 43, quando c'erano i bombardamenti notturni, si usciva praticamente di casa e si osservava questo cielo rosso fuoco che illuminava praticamente a perdita d'occhio tutto l'orizzonte. Era Milano che bruciava. Sebastiano, lasciamo un attimino Milano. Restiamo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma lasciamo Milano. No, anzi, volevo chiederti una cosa. Apriamo una parentesi su un'iniziativa che hai fatto tu alcuni anni fa, 3 anni fa mi sembra. Sei stato nel comune di Tenda per deporre una corona di fiori a una lapide che ricorda diversi caduti. Volevo chiederti un attimino, ma dove si trova Tenda, questo comune? E che legame ha con l'Italia e perché sei andato lì? Sì, siamo nel 2018, se non erro, siamo a novembre, ecco, giù di lì. Infatti, l'intenzione era per l'appunto di deporre questa corona d'alloro in occasione, o comunque diciamo in concomitanza, del centenario, il 4 novembre, della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. E abbiamo organizzato questa iniziativa. C'era con me la mia compagna Paola, l'amico Emilio, che praticamente era nata praticamente all'interno del Movimento Irredentista Italiano, e l'intenzione era per l'appunto di andare a ricordare, proprio nell'occasione del centenario, i caduti italiani della Prima Guerra Mondiale. Però, diciamo, ovviamente nel gesto simbolico si voleva, ecco, onorare tutti i caduti, anche quelli della Seconda, dei territori di Tenda e anche di Briga, della vicina Briga, che per l'appunto avevano partecipato alle guerre fatte dal Regno d'Italia. Sì, Questo, scusami, sì, puoi spiegarci dove si trovano Tenda e Briga e che legame c'è con ecco, l'Italia? Tenda e Briga si trovano in Francia. C'è questo piccolo particolare, o perlomeno si trovano in Francia ufficialmente, diciamo, dal 1947, praticamente dal 1945. Questo perché questi due territori, che sono dell'Alta Val Roya, per intenderci, il Roya è un fiume che nasce, ecco, da quelle parti lì, ora intorno al Col di Tenda, e scende giù e va praticamente a sfociare in mare a 20 Grazie. miglia. Quindi capiamo già che questi È territori. un territorio italiano che i francesi ci hanno strappato in pratica. Esatto. Facevano parte, diciamo, in precedenza della contea di Nizza. Poi noi, come si sa, perdemmo Nizza, l'abbiamo dovuta dare ai francesi in cambio del loro aiuto nella seconda guerra d'indipendenza, insieme alla Savoia. Però erano rimasti per l'appunto questi territori di Tenda e Briga che, seppure facevano parte della contea di Nizza, erano rimasti comunque all'Italia ed erano stati quindi aggregati
alla provincia di Cuneo. Invece prima erano legati chiaramente a Nizza. Chiaramente la popolazione, come abbiamo potuto constatare ecco, anche visitando quei territori, è ligure sostanzialmente, seppur ormai ok, con tutta la francesizzazione c'è stata, però sì, dal loro dialetto, ecco, dall'accento e tutto quanto, è una popolazione ligure, però era stata poi aggregata chiaramente alla provincia di Cuneo una volta che era stata ceduta a Nizza. E le cose erano rimaste praticamente così fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove praticamente i francesi con la sconfitta italiana andarono, approfittarono praticamente, possiamo dire, visto che noi le abbiamo pugnalate alle spalle praticamente quando è cominciata la guerra, approfittando dell'invasione tedesca, loro ci hanno poi ripugnalato, possiamo dire, quando la guerra poi noi l'abbiamo persa, e sguarnite, senza più praticamente difesi questi territori, sono stati occupati senza colpo ferire dai francesi, come hanno comunque cercato di occupare anche la Valle d'Aosta e tutta una serie di altri territori che ora non sto a elencare. La stessa Ventimiglia fu occupata dai francesi, poi per fortuna quella non l'abbiamo persa. Quindi questo per capire un po' il momento storico. Alla fine poi tenda e briga, niente, furono perse, ci fu un referendum che diciamo tanti hanno criticato per le modalità con cui si è svolto, come se è stato più che altro pro forma per rendere, diciamo, ufficializzare la cosa, ma svolto in condizioni dove già, diciamo, la popolazione, la gran parte di popolazione di sentimenti italiani aveva già comunque lasciato quei territori. Ed ecco, proprio il monumento ai caduti dove noi abbiamo deposto la corona, per l'appunto, ricorda i caduti italiani. Questo monumento è stato eretto dopo la Prima Guerra Mondiale, quando Tenda era ancora italiana, e riporta i nomi in italiano perché erano italiani di tutti questi nostri caduti. E poi su un'altra parte del cippo, un'altra lapide riporta i caduti invece nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, questi caduti, i nomi praticamente sono stati francesizzati, hanno lasciato il cognome italiano, almeno quello, anche perché non so come facevano poi a tradurlo, però i nomi li hanno cambiati in francese. E seppur la lapide in italiano della Prima Guerra Mondiale, se ricordo bene, è stata comunque lasciata, se non erro, intatta, invece quella della seconda, che è stata messa ovviamente dopo, l'hanno resa molto vaga, che non si capisce bene per cosa siano caduti questi soldati. Ti lascio intendere che siano caduti per la Francia. E questo anche si vede anche in alcune vie del paese, dedicate anche lì a dei soldati, sempre con il nome in francese. È stato Proprio la comunque cambiato. francesizzazione è stata una cosa molto violenta lì. Ma visto questo gesto che è stato molto bello da parte tua, da parte delle persone che ti hanno accompagnato, pensi di ritornare a Tenda, di rifare questo gesto, di deporre una corona di alloro? Sì, penso almeno l'intenzione sicuramente c'è, anche perché diciamo, l'input l'ha dato più che altro un ragazzo originario di Libri, quindi Libri è una piccola frazione che si trova ecco, da quelle parti lì, che fa parte dei territori che sono stati ceduti, sono stati persi praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E già all'epoca, nel 2018, quando siamo andati a fare con questa commemorazione, lui ci aveva contattato e ci aveva chiesto: ma venite anche a Libri, no? Di ripetere ecco, la cosa ecco, anche nel suo paese d'origine. E poi diciamo, eravamo entrati un po' in contatto, e ora di recente ci siamo sentiti di nuovo, e l'intenzione c'è, infatti volevo cogliere l'occasione, no, da questa intervista, Carlo, per chiedere agli amici dell'associazione Nizza Italiana, di cui sei presidente, della Lambadoria, di cui io sono anche il referente per la Lombardia, e anche diciamo chiunque ecco, sia sensibile a queste tematiche o abbia voglia ecco, di partecipare. Ecco, volevamo vedere un attimo ecco, se ci poteva essere dell'interesse, e quindi di andare a ripetere la Ritornare. cosa a Libri, e poi anche tornando a Briga e Tenda. Poi a Briga c'è anche per dire il monumento al Colonnello Colonnello Pastorelli, Pastorella. sì, che era stato, che i francesi hanno spostato praticamente dal centro storico e portato oltre
oltre il fiume, in una zona isolata, anche lì per un po', perché questo è stato un eroe di guerra, della guerra italo-turca, per dire. Quindi, ecco, L'idea si potrebbe ripetere un gesto del genere anche per far sentire la vicinanza degli italiani, almeno di chi praticamente è sensibile a queste tematiche. E magari, certo. chissà, poter innescare qualcosa, ecco, sul territorio, anche qualche iniziativa. Chiaramente a noi ci interessa più che altro, siamo nell'ambito culturale, ecco, non è che stiamo andando a fare qualcosa di politico o ideologico, che altro. Ci interessa, ecco, mantenere vivo questo legame culturale che lega questi territori, che sono ancora, seppur un po' ammantati da tutta questa francesizzazione che abbiamo detto, molto italiani, molto più di quello che possiamo immaginare. E basta vedere i citofoni praticamente delle case per vedere che hanno tutti anche il cognome in italiano. Sono tutti italiani, a cui, diciamo, purtroppo è andata male, ecco, dopo la guerra. Ma potrebbe essere successo, non dico a chiunque, ecco, però. Diciamo, i francesi avevano delle mire molto ben precise sul nostro confine occidentale. È capitato a loro, ma poteva capitare a Ventimiglia, poteva capitare, ecco, in tante zone. Ecco, quindi manteniamo, ecco, questo legame, che comunque Legame. c'è, ecco, è molto vivo. Bene, senti, chiusa questa parentesi su Tende e Briga, ritorniamo a Milano. A Milano durante la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un bombardamento particolare sul quartiere di Gorla. Questo è il 20 ottobre del 1944. Ecco, io vorrei chiederti intanto dove si trova il quartiere Gorla e in particolare quale edificio di questo quartiere è stato colpito e quali sono state purtroppo le conseguenze di questo bombardamento? Penso che Sì, allora, Gorla sia un po' l'emblema dei bombardamenti su Milano. un po' un simbolo, sì, assolutamente. Io, vabbè, andrò anche a prendere spunto, ecco, da qualcosa, ecco, che ho scritto su Milano sotto le bombe. E allora, Gorla praticamente è un quartiere milanese che si trova, per intenderci, nella zona di Greco, appena, diciamo, a nord del naviglio della Martesana. E all'epoca era sostanzialmente un quartiere abitato da operai, perché praticamente siamo a sud abbiamo Precotto sopra un altro quartiere, poi abbiamo Sesto San Giovanni con le sue fabbriche, siamo praticamente a un tiro di schioppo da quella che all'epoca era gli stabilimenti Pirelli, dove oggi c'è la Bicocca, l'università. Poi sopra c'era la Breda, la sezione aeronautica in particolare, con il campo di presso, quindi siamo praticamente, e poi a Sesto c'erano poi tutta una serie di altre industrie, come sappiamo bene. E quindi Gorla era sostanzialmente un quartiere operaio, e proprio queste industrie che si trovano, diciamo, a nord più o meno di Gorla, nord-ovest, sono al centro, ecco, del bombardamento del 20 ottobre del 44. In realtà, anzi, questo bombardamento, e io qui prendo anche come riferimento il libro, questo bombardamento non prevedeva soltanto di colpire la preda aeronautica, no, a Sesto San Giovanni, ma pure gli stabilimenti dell'Alfa Romeo e dell'Isotta Fraschini. Praticamente interviene tutto il 49. Il 49esimo Boeing su Milano, e quindi tre gruppi da bombardamento, di cui su Gorla praticamente, cioè su Gorla, sulla Breda, diciamo, che era l'obiettivo designato, va il 451esimo Boeing. Quindi tre gruppi da bombardamento partono dalla Puglia. La Puglia era il trampolino, da lancio dei bombardieri alleati Immagino. in Italia, in particolare attorno Foggia, ma non solo, c'erano tutta una serie di campi, anche secondari, insomma, c'era la macchina veramente di distruzione aerea alleata, era proprio lì. Quindi partivano da Foggia, arrivano su Varese,
e dopodiché si torna indietro, si fa la famosa bomb run, cioè diciamo la rotta sul bersaglio. Quindi praticamente si arriva a un punto designato, in questo caso era Varese, e poi bisognava puntare dritti. Era la parte più delicata praticamente del bombardamento, perché praticamente gli aerei cambiavano formazione, non sempre, però il più delle volte praticamente mantenevano una determinata formazione durante, diciamo, tutto il volo di avvicinamento, e poi però nella bomb run, appunto, la rotta sul bersaglio, cambiavano formazione, dovevano assumere la formazione da bombardamento. Quindi era un momento delicato dove non si doveva praticamente cambiare praticamente Sì. direzione e tutto quanto, e anche se c'era il tiro della contraerea. Ed era per questo il momento più delicato, perché sia la contraerea sia eventuali caccia nemici potevano attaccarli, e loro non dovevano rompere la formazione. Poi spesso e volentieri succedeva, ma se volevano appunto svolgere efficacemente l'attacco dovevano cercare di restare saldi. E comunque, tanto per intenderci, su Milano quel giorno non è intervenuta la contraerea, non è intervenuta neanche la caccia dell'asse. È mai Quindi inesistente. sono stati, esatto, indisturbati, hanno potuto operare. Proprio in testa alla formazione c'era il 451esimo bomb group, proprio quello che avrebbe poi colpito a Gorla. Questo interviene praticamente in due diverse ondate. La prima ondata colpisce soltanto in parte gli stabilimenti, ma soprattutto quelli della Pirelli. Cioè, ci sono tutta una serie, ecco, di problemi tecnici, di problematiche varie, insomma, gran parte delle bombe vanno fuori bersaglio, qualcuna colpisce effettivamente gli stabilimenti Pirelli, insomma, un fallimento, ecco, possiamo dire. La seconda ondata invece va completamente fuori bersaglio. Qui abbiamo praticamente un errore praticamente di rotta, e vanno praticamente sempre più a spostarsi su quello che poi sarà la zona di, per l'appunto, di Gorla, di Turro, di Precotto, insomma, su quei quartieri che si trovano, residenziali, che si trovano, diciamo, nei pressi del bersaglio. Però ecco, se noi guardiamo per esempio una mappa, non sono neanche poi così tanto limitrofi. Infatti c'è stato proprio un vero e proprio errore, potremmo dire umano. Il discorso è che loro, pur consapevoli che si trovavano fuori bersaglio, Hanno diciamo, lanciato la formazione bomba. decide di lanciare lo stesso, seguito poi chiaramente da tutti gli altri. Ed è qua poi che si è andata un po' a costruire tutta quella polemica, ecco, perché cosa succede? Si è presupposto che una proprio delle primissime bombe che vanno a impattare sui quartieri sottostanti si infila nella tromba delle scale della scuola Francesco Crispi, proprio nel momento in cui i bambini stanno scendendo nel rifugio. Poi Una c'è scuola stato il elementare, quindi. ritardo dell'allarme, tutto quanto, insomma, ci sono stati vari attardamenti vari, insomma, tutta una serie, come purtroppo succede a volte in queste tragedie, di brutte coincidenze che porta alla situazione dove la bomba esplode proprio mentre i bambini stanno ancora affluendo nel rifugio. Quindi chiaramente le cose sarebbero potute andare diversamente se già avevano raggiunto il rifugio. Infatti a Precotto anche lì viene colpita una scuola, ma i bambini erano già nel rifugio, non ci sono vittime. Invece purtroppo in questo caso va così: 184 bambini muoiono e 19 maestre. Quindi Una un qualcosa strage. di terribile anche solo da immaginare. Io poi ho raccontato nel libro anche i momenti successivi, quando ci sono poi tutti i soccorsi, no? Che poi vanno a incolonnare i corpi dei bambini, insomma. Mi ha colpito molto anche nella cronaca, ecco, di quei momenti, fatta dal giornalista del Corriere della Sera, di cui ho recuperato l'articolo. C'era ogni tanto un urlo di dolore, che praticamente era i genitori, cioè significava che era stato riconosciuto sostanzialmente Bambino, un altro una piccola bambino, ecco, vittima. erano i genitori
Delle cose veramente che anche solo immaginare fanno venire un po' i brividi. Io per scelta nel libro non ho voluto pubblicare, ci sono delle foto anche molto note, no? Scattate ai corpicini dei bambini, no? Nel libro ho deciso per scelta di non pubblicarle perché, non so, per un qualcosa, ecco, di pudore, nel Di senso, è giusto che ci rispetto. siano queste testimonianze, però, ecco, sono sempre dell'idea che non vanno troppo sdoganate certe volte. Anche per rispetto, ecco, perché non, tanto la storia già di per sé è terribile, quindi non c'è bisogno di, secondo me, di andare a giocare, ecco, su certi particolari un po' così. E diciamo che questa tragedia succede nel contesto, per l'appunto, di un bombardamento, di un triplice bombardamento che in un certo senso coinvolge comunque tutta Milano, ecco. Ovviamente si è sempre catalizzato tutto su quello che è successo a Gorla, però ecco, vengono bombardate anche, come dicevo, l'Isotta Fraschini, l'Alfa Romeo, quindi altre zone della città, e anche qui diciamo c'è spesso e volentieri una fortissima imprecisione negli attacchi, e ci sono circa 700 morti, ecco, alla fine della giornata. Quindi vediamo che questo succede anche perché, rispetto agli attacchi che facevano gli inglesi in precedenza, notturni, no? La gente, essendo appunto notte, si trovava già a casa, quindi suonava l'allarme, scendeva nel rifugio, e quindi la gente era nei rifugi, quindi è stato molto limitato, ecco, il numero di morti per quello, ecco, che poteva effettivamente. Invece a Gorla, per assurdo, ci sono stati più morti in un singolo bombardamento rispetto, se paragoniamo per singolo bombardamento, agli attacchi dell'agosto 43. Per dire, il numero di morti è molto più alto. Questo perché è successo di giorno, e quindi la gente poi di giorno si trova anche un po' poco proporzionata, ecco, c'è un po' di sproporzione, ecco, nell'affollamento, no, in una città di giorno rispetto alla notte, ognuno è a casa sua. Quindi invece di notte magari ci sono certe zone dove c'è più assembramento di gente, altre. E poi soprattutto la gente poi non abituata con i recenti attacchi che c'erano stati, non ha rispettato molto, ecco, la regola delle regole, ecco, tanti non sono scesi nel rifugio, l'allarme è suonato poi comunque in ritardo. Insomma, ci sono state tante brutte coincidenze, cose che sono andate poi a delineare la tragedia. Diciamo che il bombardamento su... C'è stato un errore praticamente, cioè più che un errore, sì, c'è stato un errore di rotta. Poi sì, loro, gli americani, hanno bombardato comunque sapendo, e questo comunque è innegabile, un fatto che non erano sul bersaglio, che sotto c'erano comunque delle abitazioni. Ora, il discorso è un crimine di guerra. Bisogna capire un attimo come avvenivano questi bombardamenti, perché... È successo migliaia di volte questa cosa qui, è una cosa come quella che è successa a Gorra, è successa migliaia di volte, solo che magari non colpivano una scuola in quelle particolari condizioni, e quindi quella cosa non faceva più di tanto notizia, Rumore. perché magari non c'erano vittime o ce n'erano meno, insomma. In realtà l'imprecisione dei bombardamenti era fortissima, e questo discorso anche di sganciare lo stesso, anche se sei fuori bersaglio, succedeva, perché loro le bombe avrebbero potuto sganciarle anche, per dire, In nell'Adriatico, mare. in mare, nel viaggio di ritorno. Questa è una cosa che tanti a volte criticano quando si dice questa cosa qua. In realtà io lo dico con cognizione di causa, mi permetto, perché ne ho letti parecchi di report di bombardamenti, non solo su Milano, ma su una miriade di varie località, ed era veramente un modus operandi, quello di sganciare le bombe disarmate in mare, delle volte addirittura sul terreno sottostante. C'è una dicitura sui documenti, dicitura militare, che significa salvo, è un acronimo, che indica praticamente la bomba che viene lanciata però disarmata, no? E questo succedeva, delle volte veniva anche riportata alla base. Certo, era qualcosa di sicuramente che non si cercava di evitare, di riatterrare nella propria base con le bombe ancora in stiva, però succedeva anche questo, ecco. Lì hanno sganciato comunque, però se non avessero colpito la scuola, la cosa magari non avrebbe avuto tutta questa eco.
Però io dico, questa cosa è successa tantissime altre volte, magari con conseguenze meno drammatiche, però era purtroppo un modus operandi, cioè i bombardamenti, ecco, avvenivano così. E piccola parentesi, non è un caso se poi alla fine hanno vinto la guerra, nel senso che chiaramente in una guerra certe remore, certi discorsi etici, morali, Non si non ce può. li fa o comunque si limitano il più possibile, perché io penso che noi italiani, nel nostro modo di essere, probabilmente anche un po' il nostro le nostre caratteristiche, ecco, la nostra morale, ha contribuito un po' anche secondo me, ecco, mio modesto parere, alla nostra disfatta. Purtroppo vincono quelli brutti, cattivi e disposti a tutto, ecco. Se pensiamo poi, per dire, anche ai tedeschi, ecco, che non hanno vinto chiaramente, però sicuramente, ecco, hanno fatto una guerra molto più, come dire, più interessante, ecco, della nostra. Senti, a Gorla adesso c'è un monumento che ricorda queste piccole vittime insieme ai loro docenti, insieme anche al personale non docente. E come ha fatto notare qualcuno, purtroppo il monumento, queste piccole vittime sono ricordate solo dalle persone del quartiere, mai nessun rappresentante delle istituzioni governative. Ma nessun Presidente della Repubblica ha reso omaggio a queste piccole vittime, per cui speriamo che quanto prima qualcuno ai vertici delle nostre istituzioni renda la giusta memoria a queste piccole vittime. Sì, Come sarebbe doveroso. ultima domanda ti chiedo un po', questo tuo libro dedicato ai bombardamenti di Milano, a quale lettore lo vuoi indirizzare e in modo particolare un ragazzo, un giovane, perché dovrebbe leggere questo libro che hai fatto? Allora, sicuramente, vabbè, lo consiglio. Diciamo, può raccogliere, con, tra virgolette, un pubblico abbastanza ampio, perché può essere interessante sia per l'appassionato, ecco, di storia militare, anche di storia locale, come pure, ecco, chi è stato in qualche modo testimone o anche indiretto, ecco, mi è capitato, ecco, spesso. Ad esempio, soltanto ieri, ecco, c'è stata una signora di Segrate, che aveva dei ricordi praticamente molto vivi, ecco, in famiglia dei bombardamenti, ecco, ci ha tenuto molto ad acquistarlo. E lo consiglio, come giustamente mi hai chiesto tu, sì, sicuramente lo consiglio ai ragazzi. Anzi, ho avuto anche delle esperienze dove ho potuto, ecco, confrontarmi, ecco, con un pubblico più giovane, diciamo, da scuola superiore. Ho fatto una conferenza in una scuola superiore di Milano, e devo dire, ho avuto di fronte dei ragazzi molto, molto attenti. In particolare, qualcosa che li ha molto incuriositi è stato come dire, quel legame oltre lo spazio, più che oltre lo spazio, oltre il tempo, di, ad esempio, un segno lasciato dalle schegge, per dire, sull'uomo o in qualsiasi, diciamo, altro punto, diciamo, dove sono ancora visibili. Quindi ho puntato molto, ecco, anche a dirgli, ecco, voi quando andate, per dire, anche alla stazione centrale o al Duomo o alla Scala, il Palazzo Marino, eccetera, eccetera, cercate, io sul libro ho pubblicato anche alcune fotografie, cercate i segni di questi bombardamenti, perché sono tuttora lì a testimoniare, praticamente, quando uno si trova lì di fronte, cioè, sembra che siano passati 70 e più anni. Quindi è un qualcosa sicuramente che
che rompe praticamente un po' gli schemi, che fa capire che la storia non è soltanto qualcosa che tu vai a sfogliare su qualche libro, un qualcosa di lontano che comunque in fondo non ti riguarda, ma è un qualcosa in realtà che vive e continua a evolvere sostanzialmente a fianco a te, come anche io vi ho detto, voi chiedete ai vostri nonni, non per forza, Certo. ecco, i bombardamenti di Milano, ma proprio i loro ricordi, no, della guerra, tutto quanto. Scoprirete che in realtà, ecco, queste cose ci riguardano un po' tutti, molto più da vicino di quello che potremmo immaginare. Quindi il mio pensiero è questo, proprio di farli innamorare della storia, ma soprattutto delle proprie radici, perché c'è qualcosa di nostro in tutto veramente. C'è alla fine un legame lo si trova sempre. Io ho scoperto, ad esempio, io come abbiamo detto prima, no, per quanto riguarda Tenda Briga, questa iniziativa di 3 anni fa, io mi interesso molto, ecco, dei territori praticamente italofoni, diciamo, che si trovano oltre i nostri confini. È un qualcosa che mi è nato praticamente così, non, senza una spiegazione particolare. Ho scoperto veramente molti anni dopo, no, che già, diciamo, ero molto un po' attivo su queste cose. Ho scoperto che mio nonno ha fatto il servizio militare a Zara, in Dalmazia, per Vedete, dire, no? sì. Quindi, insomma, un altro mio bisnonno si trovava poi a Trieste. Insomma, dei legami poi alla fine escono fuori, ci sono, basta cercarli, ecco. Penso che le radici veramente sono la cosa più importante, quelle Tanto importante. dobbiamo sempre conservarle. Il tuo libro come si può reperire? Come Allora, si può acquistare? si trova anche in libreria, si può ordinare, potete anche contattarmi direttamente, io lo spedisco, Hai una tua lascio pagina di magari poi nella, Facebook? sì, nei commenti o nella descrizione, lascio la mail o il link al sito, e Bene. potete anche scrivere, ecco, direttamente a me. Benissimo. Sebastiano, io ti ringrazio per questa bella conversazione, ci hai dato tante informazioni utili, tante cose, purtroppo di una pagina dolorosa, ma è una pagina che dobbiamo comunque conoscere. Io ti ringrazio per questa conversazione e speriamo di ritornare su argomenti del genere perché è giusto conoscere la nostra storia. Grazie Sebastiano e a tutte le persone che ci hanno seguito, auguro una buona notte. Grazie a te, Carlo, grazie a tutti. Grazie. Buona serata allora. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao Sebastiano.